Filo diretto con gli ascoltatori, diamo il bentornato ad Andrea Riva della cooperativa Sole Sereno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Bentornato, presidente, cos'è il... Sì, sarei presidente. Dai. Fondatore. Sì, fondatore e presidente. Presidente, fondatore, sembra bene. E poi con Andrea Riva abbiamo Elena Girgis, spero di aver detto giusto, che è la responsabile, la referente del bar Caladeor, quindi a Desenzano del Garda, giusto? Esatto. Benvenuta. Allora, tra l'altro la volta scorsa era venuto... parlato del bar di Casiglione, invece mi dice che questa volta parliamo di quello di Desenzano. Allora, ricordiamo, invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, il numero per mandare gli sms e i messaggi Telegram è 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709 e poi ancora mail a diretta @temporadio.it. Poi ricordiamo che siamo in diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo Temporadio, come lo siamo anche su YouTube Temporadio Live. Allora, dunque, iniziamo subito col parlare della cooperativa Sole Sereno, che cos'è, che cosa fa. Sì, la cooperativa Sole Sereno, innanzitutto buongiorno a tutti. La cooperativa Sole Sereno, come abbiamo già parlato anche volte scorsa, è una cooperativa sociale di tipo B, dove viene fatto l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e che comunque all'interno dei suoi servizi ha la gestione di aree pubbliche come la manutenzione delle aree verdi per enti pubblici ma anche privati. Per cui è una cooperativa che è di Castiglione, o meglio è nata a Solferino, è di Castiglione perché abbiamo una sede a Castiglione, però la parte operativa della cooperativa è Solferino, per cui possiamo dire che è bipartisan, ecco. Va bene, giusto per... ok, quindi spazi verdi, ma ha un valore sociale però, anche mi ricordo, sì, molto, molto importante. Sì, ho detto che infatti è una cooperativa di tipo B, è una cooperativa sociale dove il nostro progetto fondamentale è quello di inserire persone che possono avere delle problematiche di vario genere, comunque certificate, e all'interno dei servizi che la cooperativa svolge vengono così... aiutate a inserirsi nel mondo lavorativo, e all'interno della cooperativa il minimo che la cooperativa ha di queste persone è comunque per legge un 30%. Noi in questo momento comunque abbiamo un 45% di persone svantaggiate che lavorano e cooperano e collaborano con noi. Ecco, questa è una cosa molto importante, anche perché tra l'altro è un'emergenza sociale che si sta sempre più verificando, specialmente quando uno over 40 perde il posto di lavoro, poi ritrovalo. Sì. Che è una cosa assurda, perché già dicono che porteranno la pensione fino ai 70 anni, quindi uno ha ancora 30 anni di lavoro, ma è giovane per alcune cose e anziano per altre. Purtroppo ci si trova in questa situazione particolare. Allora, parliamo allora anche del bar, visto che la volta scorsa avevamo parlato di quello di Castiglione, parliamo del Caladeor, giusto? Signor, sì. Che poi è la Spiaggia d'Oro, tanto per è la Spiaggia d'Oro. Allora, Spiaggia d'Oro di Desenzano. Racconto in pochissimi secondi o minuti un po' il progetto della Spiaggia d'Oro e della Caladeor. Allora, la Spiaggia d'Oro, noi in la cooperativa stiamo gestendo questo bar da più di 10 anni. Questo progetto è iniziato appunto più di 10 anni fa, dove quest'area era un'area, diciamo, non pienamente usata, utilizzata, comunque era un po' lasciata andare. Possiamo dire era molto lasciata andare. Sì, sì, ecco. Senza mezzi, era proprio abbandonata se stessa. Diciamo che è un progetto anche un po' personale, un progetto cooperativa, ma personale, sul fatto di voler iniziare un progetto nuovo e che comunque negli anni ci ha portato molta soddisfazione. Non nego il fatto che portare avanti un progetto del genere sia abbastanza pesante sotto vari aspetti, però ha portato e porta molta soddisfazione. Soprattutto abbiamo con questa spiaggia e con questo progetto inserito anche persone e ragazzi che comunque hanno avuto e avevano e hanno anche delle difficoltà, e con questo tipo di lavoro sono riuscite anche a crearci una propria vita. Ecco, benissimo. Allora, la Spiaggia d'Oro è uno degli spazi più grandi, diciamo, che ci sono sul lago, quantomeno nel Basso Garda, fondamentalmente, dove sarebbe bello un giorno vedere addirittura i concerti, sa, non so, magari arriva Claudio Baglioni, vabbè, che quello ha detto che si ritira, insomma, qualcun altro, insomma. Dove c'è più aria, diciamo, dove c'è più aria verde, se possiamo dire, esatto. Perché le spiagge di Desenzano non sono tantissime in gestione, sono tutte in ghiaia.
La nostra è una di quelle che si differenzia dalle altre perché la maggior parte dell'aria è su erba, per cui esatto, diciamo i lettini e gli ombrelloni si trovano su un manto erboso, cosa che in altre spiagge non c'è. Ecco, qual è la difficoltà nel gestire un'area come questa che è attraversata da decine di migliaia di persone ogni settimana? Perché c'è anche la passeggiata al lago, quindi tra l'altro passano proprio di lì, proprio materialmente, magari c'è chi entra, dà una sbirciata, va via, cose di questo. Quindi diciamo che visto e considerato che adesso è stata anche costruita questa bellissima passeggiata a lago, che è molto ampia e molto spaziosa, ci troviamo che molte volte la nostra area è un po' più angusta perché diciamo bisogna passare proprio davanti, ecco. Quando passano così tante persone, soprattutto nei giorni estivi, festivi o il sabato o la domenica, la parola da chiave è la pazienza, perché molte volte si trovano persone che sono non voglio dire maleducate, perché non è giusto dire, non è anche corretto dire questo, ma probabilmente meno attente, perciò pensano che quell'area lì possa essere un'area dove si può fare qualsiasi cosa, mentre in realtà è un'area pubblica, è un'area di passaggio e si dovrebbero rispettare anche determinate regole principali, ecco, queste. Senza dimenticare anche, tra l'altro, mi corregga se sbaglio, che è un'area pubblica dove c'è chi paga una concessione, cioè paga anche per gestire, quindi andrebbe rispettato anche questo fatto. Sì, diciamo che è un'area dove il gestore, il quale noi siamo dei gestori, perché non siamo proprietari, ma siamo semplicemente gestori su un'area del comune, il comune richiede naturalmente tutte le tasse necessarie per poter gestire questa cosa qua. E molte volte ci troviamo forse anche in difficoltà perché la gente usufruisce dei servizi senza pensare che qualsiasi servizio che si dà comunque ha un costo. Esatto, esatto, questo ricordiamolo, andrebbe rispettata questa cosa, come vanno rispettate le persone che lavorano. Volevo chiedere, dunque, una volta l'area era appunto molto lasciata a se stessa, era sempre un'area verde eccetera, e c'era una specie di sifone praticamente, no? Delle acque chiare, credo, qualcosa del genere. Adesso è stato sistemato tutto, interrato eccetera, e c'è un bel bar anche, giusto? Signor sì. Il bar si trova proprio davanti alla passeggiata lago. Il bar si trova anche sul passaggio pedonale e davanti al bar appunto abbiamo tutta la nostra area verde, in più un'area in ghiaia riservata proprio in nostra gestione. Questo è un po' il concetto. Poi tutte le lavorazioni che l'amministrazione ha fatto negli ultimi anni hanno portato ad abbellire sempre di più questa area, che io la ritengo, non perché la gestiamo noi, che sia chiaro, ma è l'area più bella. Ma perché dico l'area più bella? Perché trovandosi a sud del lago di Garda, nel nostro punto, nel punto preciso dove siamo noi, si vede tutto il lago in profondità, in altezza. Perciò c'è, diciamo, un panorama che non è bello, è molto 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 bello. Per cui anche il Monte Baldo e tutto quello che concerne, diciamo, il lago di Garda. Tanto è ancora innevato il Monte Baldo, per cui sembra un Pandoro con sullo zucchero, è molto bello. E tra l'altro, ve la do come curiosità, un noto giornale della provincia di Brescia, proprio qualche giorno fa, aveva messo una foto del Monte Baldo dicendo: Monte Baldo visto a Sirmione, l'hanno scattata da voi, perché si vede Sirmione, se è fatta a Sirmione, Sirmione non si vede. È scattata da noi perché abbiamo visto il nostro sdraio, l'avete notato? C'era un pezzo di sdraio che era nostro, sì, è vero. L'avete notata, benissimo. Allora, quali peculiarità, insomma? Dunque, allora, tanto per cominciare, siete sempre aperti, giusto? Esatto. Siamo sempre aperti allora, noi siamo aperti tutto l'anno, escluso quei 20 giorni, diciamo, nel periodo invernale o nel periodo natalizio che teniamo chiuso appunto per far anche riposare le ragazze che lavorano all'interno del nostro bar. Lavoriamo, siamo sempre aperti, per cui 12 mesi all'anno, e lavoriamo, diciamo, in orari differenti, però l'apertura mattutina comunque è sempre dalle 8, le 8 in estate, le 9 in inverno, e la chiusura comunque è serale in estate e mezzo pomeriggio, metà pomeriggio verso le 4, le 5 di pomeriggio in inverno. Bello, e si può fare colazione guardando il lago, per esempio, proprio stando praticamente questa terrazza sul lago, praticamente, giusto? Sì.
diciamo che è la caratteristica molto bella di quel posto, del nostro posticino dove noi lo gestiamo, è proprio la nostra terrazza. La terrazza sia alta, ma anche quella bassa dove c'è il passaggio pedonale, perché si è proprio a livello dell'acqua, per del cui lago. Sembra quasi di essere sul lago. Tra l'altro, lo diciamo per chi non è di Desenzano, non è del lago, eccetera. Tante volte, magari qua per dire a Castiglione c'è la nebbia, a Desenzano c'è il sole, per cui sempre, praticamente cui... sempre. Quest'anno ci sono stati 3-4 giorni di nebbia anche a Desenzano. Vabbè, comunque, che cosa cambia, che cosa prosegue quest'anno invece? Possiamo dire anche del. Appunto, se ci sono delle novità, insomma, qualcosa di questo tipo qua per quanto riguarda il bar? Visto l'inizio della stagione, cominceremo a fare degli eventi anche il sabato e la domenica, accompagnati sempre dalle proposte del chiosco, per cercare di renderlo più particolare. In base anche agli eventi, cercheremo di accompagnare degli alimenti oppure delle bevande che possano combaciare un po' con la tipologia dell'evento. Un particolare che volevo aggiungere è che facciamo molta attenzione, e qui devo dire che la Elena è molto molto attenta su questa cosa qua, perché lei è molto attenta sul anche scelta dei materiali e la scelta dei prodotti. Ci teniamo molto che i prodotti che utilizziamo siano prodotti di qualità. Troviamo, per fare un esempio, ci sono dei gin particolari, noi abbiamo dei gin particolari che molte volte non si trovano neanche nei supermercati, ma perché sono cose, sono gin o prodotti che comunque vengono da piccole cantine locali. Oppure da cantine locali, esatto. Questa è una caratteristica, diciamo, che mi faceva piacere farlo presente, perché ci teniamo molto a scegliere e a tirare e a prendere prodotti e materiali che comunque siano diversi, diciamo, dalla normale, diciamo, gestione. Ottima cosa. Allora, ci fermiamo un attimino con Andrea Riva della cooperativa Sole Sereno ed Elena Girgis del bar Cala d'Or di Desenzano. In questo caso ci troviamo tra un paio di minuti. Assieme ad Andrea Riva, cooperativa Sole Sereno di Solferino, giusto? Solferino, di Castiglione Solferino, esatto, ok. Di Castiglione Solferino ed Elena Girgis, che fa sempre parte della cooperativa Sole Sereno, è la referente del bar Cala d'Or, Spiaggia d'Oro a Desenzano. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, mi piace questo, appunto, eventi, quindi con l'avvio della stagione, dicono i meteorologi che da venerdì dovrebbe partire primavera, finalmente. È la cosiddetta bella stagione, e quindi eventi su eventi, quindi tra l'altro con bevande e vivande che si accompagnano agli eventi, una cosa che mi piace, esatto. Questo, cioè, se fate qualche cosa di latinoamericano, ovviamente avete il mojito, cose di questo tipo, sangria qua. Esatto, sangria, prodotti, cioè, sì. Cose di questo tipo qua. Chiedono se avete il bagnino, io lo leggo, avete, sì. Il bagnino, cioè, sì sì sì, quindi, quindi cioè, si può anche, sì, è un'area balneare, quindi offriamo. Certo, un servizio di questo tipo. Fa parte, diciamo, del servizio che la gestione comporta, è quella di avere il bagnino da inizio di giugno a fine settembre. Quindi c'è anche maggiore sicurezza sotto questo aspetto, sì, qua, sì. Eccetera. Bagnino che, ricordiamo, dovrà essere anche pagato, quindi come diceva prima, teniamo conto, qua, lo diciamo a tutte le persone che passano, per esempio, magari sbirciano, eccetera, che si parla appunto di un qualche cosa che ha i suoi costi, ovviamente, per cui giusto, questo ricordiamolo sempre. Ecco, e poi ancora mi piace il fatto che abbiate, possiamo chiedere, io lascio tutti e due i microfoni aperti, chi vuole parlare parli, anche Elena Girgis, visto che è la responsabile del bar Cala d'Or, c'è un sistema innovativo anche per prenotare, per esempio, il sdraio, eccetera, è giusto? Sì, esatto, abbiamo un'applicazione e comodamente da casa si può vedere la disponibilità dei lettini sia nei giorni feriali che festivi e poterli prenotare e anche acquistarli direttamente. Di conseguenza, quando si arriva in spiaggia si può già accedere alla postazione senza dover, magari si può saltare la coda, e poi abbiamo anche dalla postazione lettini un servizio dal quale si può ordinare anche dalla postazione. Quindi si può farti portare qualche cosa direttamente, esatto. Ma dai, fantastico. Allora, io vorrei chiedere, però sono molto curioso, perché
L'arte del barman è veramente un'arte, un po' paragonabile alla cucina, alla pasticceria e così via. Possiamo parlare, visto che il presidente fondatore ha detto che avete tante cose proprio vostre esclusive, ci può raccontare qualche cosa, insomma? Sì, certo. Allora, partiamo dal presupposto che, essendo una spiaggia in cui passa tanto turismo, i drink basici sono quelli più richiesti e che proponiamo sempre. Mentre per quello che riguarda la nostra clientela, quella un pochino più abituale, cerchiamo di proporre dei drink che magari non sono reperibili in altri locali. Per questo c'è dietro una ricerca di altri magari superalcolici non commerciali, attraverso i quali cerchiamo di fare delle miscelazioni dei cocktail più magari leggeri o più alti di gradazione alcolica da proporre durante questi eventi. Sarebbe bello andare avanti, chiedere insomma qualcosa di questo tipo. E avete anche poi cose sfiziose, perché oltre al bere si può anche mangiare anche qualche cosa, no? Giusto? Esatto. Bene o male proponiamo spesso delle combo, magari con dei panini, poi può essere possono essere farciti con dei prodotti stagionali. Man mano cambieremo, appunto, per dare questa variabilità dei prodotti. Così ogni weekend si può trovare sempre qualche alimento differente. Ricordo una cosa, permettete. Il fritto. Abbiamo il fritto ad aria noi, ad esempio, perciò tutto il discorso dei fritti, che possono essere patatine, che possono essere anche la carne, le cotolette, insomma tutto quello che ha a che fare con il fritto, abbiamo questo sistema di fritto ad aria che comunque è molto più salutare, ma anche meno pesanti, soprattutto nel periodo estivo. Ed è una di quelle cose che ci teniamo, come ad esempio abbiamo tantissimi cocktail, chiamiamoli così, con frutta, per cui che sono di diverso tipo, fatta tutto con la frutta fresca. Sì, poi con l'arrivo della stagione riusciamo anche ad offrire un servizio di granita alcoliche, in maniera che anche l'aperitivo possa trasformarsi in una cosa un pochino più fresca, perché spesso si può appesantire durante la stagione. Quindi frutta fresca, tra un po' ci saranno le fragole, poi dopo mano a mano che va avanti si cambia, bellissimo questo. Alla domenica, ad esempio, facciamo le fragole con la panna, una caratteristica di questo periodo, visto che ci sono le fragole. Oppure un'altra caratteristica è quella che ogni mese abbiamo una birra diversa da proporre ai nostri clienti, birre che comunque escono dallo standard, diciamo, commerciale. Lì va detto una cosa, allora adesso non voglio andare a disquisire sulle birre, però a parte che nascono in Egitto le birre e questo ormai ha sodato, eccetera, ma noi italiani stiamo dimostrando maggiore fantasia degli stranieri, per cui veramente riuscite a variare ogni settimana, ogni mese, no? Birra ogni diversa mese, praticamente. Diciamo che essendo un chiosco piccolo, perché il nostro non è un chiosco gigante, non è un chiosco grande, nel nostro piccolo riusciamo a fare cose che veramente molte volte altri chioschi non riescono a fare. Una di queste cose è proprio diversificare i nostri prodotti, per cui le birre che abbiamo, ci sono delle birre ad esempio fisse, tipo la Forst o tipo altri tipi di birre, ma abbiamo anche queste birre che sono stagionali, per cui ogni mese facciamo un programma di birre stagionali. E poi anche birre straniere, perché adesso chiunque è andato in Germania si è accorto per esempio. O altrove, ovviamente. E poi ancora vorrei, adesso leggerei dei messaggi, però mi diceva durante la pausa che la cooperativa Sole Sereno ha appunto questo risvolto sociale, ma partiamo dal presupposto che non tutti sono lavoratori svantaggiati. Allora è meglio specificare questa cosa. Allora, le persone che vengono inserite all'interno del bar della spiaggia del Cala de Oro vengono usate per fare servizi che sono sempre e spesso utilizzati per servizi esterni, manutenzione, pulizia dei tavoli, ma la gestione, diciamo, dall'area interna della spiaggia, o meglio del chiosco, è fatta da persone comunque che non hanno nessuna problematica. Questo è un po' il concetto. Sì. È anche una questione di responsabilità, non si può dare un servizio importante a persone che comunque hanno avuto delle problematiche anche sociali nella propria vita. Certo. Per cui vengono utilizzate per lo scopo appropriato all'interno del gruppo.
È un lavoro che sono lavori che richiedono molta, molta attenzione e sensibilità, per cui magari poi ne parliamo ancora un attimino. Andrea è un grande comunicatore, dicono, per cui allora poi volevo chiedere se siete aperti per le colazioni in riva al lago, certo, dalle 8, quindi. Poi ancora, salve, perché il parco Pastore non è bello verde? Chi deve curare il verde del parco, voi o il comune? Qua siamo castigliati. La gestione del parco Pastore, sì sì, è in mano al comune, comunque è il comune che ha responsabilità su quest'area qua. Noi gestiamo solo esclusivamente il bar. Poi chiedo se avete delle posizioni aperte, lavorative, quindi cercate sì, personale. Sì, 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 noi siamo sempre, per una questione anche stagionale, noi stiamo cercando personale, ecco, non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo detto, però i curriculum possono sempre essere mandati a risorseumane@solesereno.it. E stiamo cercando personale appunto per la stagione. Ok, perfetto. Andrea numero uno, scrivono, poi ancora. Grazie Riva, lei è un grande perché riesce a coniugare più attività. Beh sì, effettivamente dal giardino al bar, cioè voglio dire. Diciamo che ho la testa che non si ferma mai, questa è la verità. Allora. Ciao Andrea, togliti il giubbino che stai meglio, va bene. Okay. No, lo tengo per far notare il logo. Per esatto. A parte che ricorda un po' Ritorno al futuro, no? Sì, beh, certo, normale. Allora, signor Andrea, io vengo sempre all'estate e sono contento perché vengo trattato da professionisti. Ma questo è molto bello, però ricordiamo che a parte proprio il periodo natalizio, ho detto che è sempre aperto, giusto? Siamo sempre aperti. Ecco, sul discorso professionisti devo dire una cosa, devo elogiare io dico le mie ragazze, per dire le persone che collaborano con me. Noi abbiamo un team di ragazze e di ragazzi all'interno della cooperativa Sole Sereno, in questo particolare istante alla Cala d'Or come anche a Castiglione, che non sono brave, sono di più. E sotto questo aspetto devo dire che ho un gruppo di ragazze e un gruppo di ragazzi che sono veramente, veramente bravi. E ringrazio loro per la loro attenzione, molte volte. Sappiamo che gestire un chiosco o gestire un'attività non è sempre facile, soprattutto alla luce del fatto che le persone diventano sempre più difficili. Molte volte ti trattano anche male dietro al banco e molte volte vogliono avere la ragione. Ecco, devo dire che ho un gruppo di ragazze che sono veramente, sotto questo aspetto, professioniste. Naturalmente, come dico sempre, dobbiamo sempre migliorare perché non siamo nati maestri. Però se non avessi loro come riferimento, diciamo che la cooperativa potrebbe essere, diciamo, non potrebbe svilupparsi come si sta sviluppando. Ecco, Presidente, mi aiuti lei, chiedo anche comunque ad Elena Girgis, rubiamo una frase da un film con Jennifer Lopez, loro vi servono, ma non sono i vostri servi. Assolutamente no. Questo ricordiamo sempre, anche quando andiamo al supermercato e c'è la cassiera, ecco, non è la nostra serva. Ecco. No, assolutamente no. Allora, a Spiaggia d'Oro c'è un panorama stupendo, forse uno dei più belli del lago, sì, proprio con la Monte Baldo e tutto. Cala d'Oro è un posto stupendo, scrivono, questi sono messaggi che sono arrivati. A mezzogiorno si può fare uno spuntino? Certo, siamo sempre qui ad aspettarlo. Assolutamente. Elena, sei bella e brava, è arrivato anche questo. Riva, ma il fritto lo fate anche di pesce? Allora, questa è una cosa, sarà una forse una novità di quest'estate, che però in questo momento non posso dire né sì né no, ma perché io e lei, Elena, stiamo valutando per metterlo comunque all'interno, diciamo, dei nostri menù di quest'estate. Se arriverà, arriverà nel periodo estivo. Sì. Sempre fritto d'aria. Sempre fritto d'aria. Ci teniamo comunque, quando introduciamo dei prodotti, a cercare di mantenere, e quindi escogiteremo una maniera per riuscire a fare anche, esatto, il pesce. Esatto. Ma le friggitrici, curiosità perché non le conosco, ad aria, proprio fanno diventare croccanti, sì, le cose, come se fosse in olio. Dovreste provarlo, dovreste provarlo. Venite a fare un giro che lo facciamo provare. Non si può pensare com'è veramente buono. Perché oltretutto non c'è l'olio bruciato. Non c'è nulla di olio. Quindi. Naturalmente, ecco, su questa cosa qui chiedo scusa, apro un'altra parentesi, i materiali che prendiamo, cioè la materia prima che si prende anche per questo sistema di friggitrice o comunque di questo sistema di friggere ad aria, sono materiali di primaria
primaria qualità, cioè non andiamo al supermercato a comprare qualsiasi cosa, arrivano aziende specializzate e specifiche che ci portano materiali specifici. Per cui sempre qualche cosa di primissima qualità. Poi ha detto riuscite a, proprio ad andare a, ad avere anche cose che altri non riescono esatto, ad avere. Esatto. Allora, visto che siamo addirittura d'arrivo, cominciamo con ringraziare Andrea Riva della cooperativa Sole Sereno ed Elena Girgis del Barcala de Or. Come chiudiamo? Che cosa, che raccomandazione facciamo? E anche un invito ovviamente. Chiediamo a tutti i nostri clienti di seguirci sui social, dato che abbiamo tutti gli eventi promossi e pubblicizzati sui social. Di venire a trovarci anche quando c'è del tempo libero, non necessariamente per gli eventi, e noi saremo sempre lì disponibili a, a trovarvi. Io insisto, anche in bassa stagione. Anche in bassa stagione. Soprattutto. Lo so che stiamo andando verso l'alta, ma andiamoci anche in bassa stagione. Diciamo che con quella pioggia qui ci sembra di tornare indietro, però è così. Allora, guardi, diciamo subito che le previsioni meteo sono buone. Da domani torna il bel tempo. E dovrebbe andare avanti. Io aspetto tutti gli ascoltatori a venire in Spiaggia d'Oro e di farsi riconoscere se vengono o da me o dalla Elena dicendo che vi abbiamo ascoltato, che gli facciamo anche un bel regalino. Ecco, ne saremo contenti. Fantastico. Allora va bene. Vale anche per me. No, vabbè, certo. Io ho ascoltato me stesso. Vabbè. Allora, dunque, grazie ovviamente ad Andrea Riva ed Elena Girgis, giusto? Esatto. Girgis. Grazie. Grazie a voi.